Che bello, stiamo per vedere un match grandioso. Sì, Non vedo sarà Dane contro l'ora. qualcuno che non sappiamo. Ti Il prego, guest host. dei del wrestling, fate sì che questo match duri 5 minuti massimo. Comunque sia, Dave, la bestia incarnata. Triple Chi è H questo? Batista. Triple H e Batista è Dave. Chi? Dave. Chi? Il figlio di Batista. Ecco. Ah, Ma così perché c'è magari le mi ha cose toccato. di Elgin? Senti, non Come? era. Perché è Ce l'ha forte. dietro il giacchetto! Elgin è lo zio, che è Ah. pure uno stilista. Scusa Allora. un attimo. Comunque sia, Dave affronterà un avversario Guarda! misterioso. Ma questo qua viene da una famiglia di ritardati. Ma perché sta Elgin? Perché sta Triple H? Perché sta Batista? No, Elvin da solo va bene. Ah, Elgin da solo, ok, va bene. Ma Vediamo. guarda con le scarpe ortopediche! Quelle sono immancabili. Che brutto! Oh, allora della WWE! Oh! È Mozart! Fa una speciale apparizione Mozart! Oh mio Torna! Dio, è risorto! Allora. Vogliamo Mozart! Che cazzo sei? Ma da quando è che Mozart è così grasso? Da quando ha cambiato nome? Da Era quando fa Mozart parte del quello. ring-camp? Era Mozart quello senza un orecchio. Quello era Beethoven. No, aspetta, Van Gogh. Senza un orecchio era Van Ma che Gogh. cazzo state dicendo? Van Gogh era senza un orecchio che se l'è tagliato. Beh, Mozart era Gente. Mike cieco. Tyson! Ah no. Poi era sordo. No, veramente, Van Gogh è quello che si è tagliato l'orecchio Madonna, per armato. basta! Basta! E sia questo è Walter, wrestler della Regia, stoppia WXW. registrazione! Cosa sta succedendo? Della WXW. Ma Ah, ecco perché perché c'è c'è una la riga sul WV. naso? Cosa? Perché? Ma Ma la io riga Walter me sul lo mail. ricordavo un po' diverso. Ah, boh. No, è l'area Sì. italiana. Sì, questo qua Si è l'hanno truccato creato male. male. Comunque sia, Scusate, andiamo al mi match. interessa. Attenzione, che cos'era? Una testata in pancia? No, non ho ben capito. È un flying botch all'inizio. Ma guarda, c'hai i mutandoni di mio bisnonno. Che se io ho 90 anni e voglio sapere quanti anni ha mio bisnonno, però vabbè. vabbè. Dai, mossa finale. Ma perché è così lento il tutto? Pronto? Senti, so pes è, Magneta! pesa è pesante questo, quindi dagli il tempo di rialzarsi. Oh, basta! Stop it! You are ready killing! Ancora, attenzione Dave, va pompignone. Punch. Boring! Boring! Riperoni. Uno! Ma perché tutto così lentissimo? Ma non lo so io. Sono Ahia! coglione. Gatran suplex. Nathan! E ancora stomp. Mamma mia. No. Suicide dive! Con lo stomp Magari. volante. Ancora forearm. Calcio sullo stomaco, niente. German È suplex. finita! Dai! Uno! Dai! 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 No! Basta! Basta i talenti italiani, non li vogliamo! Ma non è ita nemmeno italiano, è figlio di Battista. Adesso è un calcio sullo stomaco. Ora. Battista Oh! italiano.
Ah, è vero. E vedi, Battista. Battista è suplex. Uno. Niente, solo conto di uno. Battista è il figlio di Battistuta. No, sì. Ok. Walter in full, in full control. No. Porca Jumping in. Jumping in da parte. Sì, è ancora Bessie col kick. Fatto di steroidi. Vabbè, dai, tutto sommato non è così brutta questa tenuta di Dave. Se non fosse per questo Jumping in. No, liscio. Snammer. Mamma mia. È più è più decente dei mutandoni. La mutandora. Attenzione. E sweep. Super kick. Uno. Ma il mio lavoro qui ormai è diventato solo dire super kick, perché mi metto in sti match orribili. Vabbè, almeno tranquillo, una cosa che proprio ci sarà il ladder match. Uno dei migliori match della federazione. Attenzione, lo carica Running Power Slam. Dobbiamo resistere, caro, come cazzo ti chiami, Alberto, credo. Il me, sì, però sì, vedremo anche un ottimo match tra Adam Wolf e Paul Austin, carriera contro ma carriera. Ma stai zitto! Oh, calcio sullo stomaco, pel driver. Ci sono. Hanno, sì, ultimamente hanno fatto delle statistiche su come interessino i fan ai match della IWAC. Ecco, bravo, glielo, ecco, dica Alberto. È stato, al momento in cui noi abbiamo nominato, l'ladder match era in alto, poi lui ha dovuto rovinare tutto con quel match lì, fame, adesso ha superato lo zero. Cazzo, figlione, Walter le sta prendendo, che sta succedendo, poraccio? Ma Dave ha le scarpe ortopediche troppo forti. C'è il gesso sotto. Uggi, un'occhiata. E ancora il piedone in faccia di Walter. È il potere del Lonnie Smith! L'ha risvegliato. Oddio. Oh cazzo! Oh, Lonnie Smith! Bello! Bello! That was nice. Ancora Walter. Che mossa tecnica! Mamma mia, sto... Altro che Will Osprey. Non si è vista neanche una chop, fate una chop! Ancora, tenta una power bomb. Wow, Dave, attenzione. Uno. È finita. Due. No. Benvenuti a Stage 19. Boh. Comunque, ecco qua il secondo torneo. Ma perché c'è la canzone dei neozelandesi quando fanno rugby? No. Ecco che è un po' di merda, la prima volta che la sento. A me piace un botto. Ci sta per lui. Comunque, tornando a noi, questo è il secondo torneo di questa serata, cioè il secondo triple threat. Il secondo triple threat, porca non voglio bestemmiare. Dio bambino Gesù. Dio Cristo! Io do le dimissioni. And you quote. Proprio detto, no, male. I didn't. Che Machine Gun Kelly? No! Tira, dai! No! Tira, dai! Childish Gambino! Dai, ma è peggio di Undertaker, ci mette 3 ore a arrivare. This is America! Open your super dop! Open your super dop! Esatto! Vedo che lei ha capito bene. E fumo rosso e salsa al pomodoro. No, è un drago che è scorreggiato. No, che cazzo è successo? È ruttato adesso. Vabbè, drago, dai, fate entrare no, quello bello. Sì. Sì! Be yourself, can be no one else. I don't think I can do it. It's not the same. Who's the gang? It's a villa. L'anima d'argento della
Insurrezione. L'anima d'argento dei puffi che sono blu. Ricordiamo che nel primo triple threat di questa serata ha vinto CK, quindi non è che a Stage 16 potremo vedere Don contro CK. Ma io non me lo ricordavo che aveva vinto CK. Domani metto sotto contratto un fan che ogni volta che viene qua appena inizia a cantare ti tira il pugno. Perfetto. Crediamo che in questo triple threat vedremo un nuovo debutto. Vedremo chi sarà. Attaccano le finestre. Bambini. Fatelo smettere. Bambini. Attenzione. Oddio, chi è? Iron Man. Kratos. È Dio. È Bambino. È Bambino Gesù. È Bambino Cristo. Oh, mi stavo facendo chiedere il joystick, cioè volevo dire che le questo nuovo wrestler si chiama sul tavolo di commenti. Questo è un nuovo debutto. Ma che cazzo. Dai, con calma, Ma tutti veloci le tracce. Da un bel po'. Io non ho commentato il TikTok. Signori, questo è un nuovo debutto in questa federazione, un wrestler che spero d'abbia, diciamo, il suo contributo per far migliorare sempre di più questa federazione. E il suo nome è Prometheus. Cos'è che speri d'abbia? Beh, non lo so. Allora, Iro, se stai guardando la puntata, chi cazzo è Iro? Chi cazzo mio è? Amico, va bene, figlio di puttana. Iro. Hai sentito? Ha detto d'abbia. D'abbia. Non via. D'abbia. Chiede che sto cugino. Ma anche Shingo Yamamura è uguale a Colossin. E si vede che sono tutti cugini. Ma non è... Ma Shingo Yamamura è giapponese. È cugino di quinto grado. Questo è Prometheus, comunque un wrestler italiano al 100%, vediamo. Let's interesting. Mi dicono che ci mettono poco. Vabbè. Debutto in grande stile, mi dicono. Sì, ma state iniziando a un po' il cazzo. Oh, tu sempre ti devi lamentare. Fa cagare la minchia. Ma che cagheremo? Mi sto tagliando. Dura più le entrate che il match. Oh. Vabbè, dai, che match abbia inizio. Parte subito con un suplex. Poi no. Kick evitato. Corre alle spalle. No, evitato. Lo tra istinto. Sono se flip. Oddio. Oh. Trevor. Wow. DDT. Oh, ma cos'è? Donovan già KO? No, no. Che poi non capisco perché là c'è scritto Donovan. Prima c'era scritto Donovan. È vero. Io ero convinto lo stesso nome. Anch'io, infatti lo chiamavo Donovan. Funziona. Ce l'ha sulle Alabama Slam, no. Mi scivolato dalle mani. Un face buster. E no, è una mossa. Ah, ok. È una presa. Sione. Phoenix Lariat. Phoenix Lariat. Non lo so, inventa nuove robe. Ancora pampendo il position. Più o meno. Non si capiva più. Non era vero mai, però. L'ha preso dal braccio, non ho capito. Va bene, mi sono confuso. Chiedo Veni. Il match continua. È schifo. No, you.
perché... No, Ultra Istinto! Un salto da parte di Trevor. E Bulldog ancora da parte di Trevor. Era un cazzo! L'hanno gridato dal pubblico e io non... Oh, sale sulla terza corda. Attenzione a Trevor. Swanton Bomb! A che distanza? In umano. Basta fare 1960 penso. Più o meno. Ancora di sì. Schoolboy. Uno, 1960, due. Look at the power of positivity. Sale sulla terza corda. Lo richiama. Dice tu, sì, proprio tu. Non è di Finch Elbow, no! Oh. Attenzione! No. Bella, madonna, donna! Donna! Oh, e arriva l'assist di Trevor che lo colpisce dritto in testa. What? Oh! Oh! Mi stanno massacrando! È diventato un macello! Pignone, comitata! Slingshot. Slingshot Falcon Arrow. Molto bella. Tenta un elbow. No, l'elbro dot. Wow! Che lì! In piroetta! What a jumping knee strike! In piroetta, possiamo dire. Neckbreaker. E vuole riprovare l'elbro drop, però lui scivola via. Vai! L'elbro! No! Adesso Trevor lo prende, lo gira, niente. Don. Attenzione! The Nation Kick! Potrebbe calcione. Essere già finita! Dai! Uno! Due! No! Ci ho creduto. Poteva essere una finale vai, solo dell'insurrezione. Io tifo te! Frog Splash! No. Aspetta un secondo. Cosa? This is copyright. It's a Frog Splash, not a Night Fly Flow. Sale sulla terza corda. No. Prometheus sucks. Oh, Schnitzels! 50 non va a segno. E adesso Trevor lo avvicina al centro del ring. Schienamento. No, solo conto di uno. Grande Don. Attenzione. Wow. Oddio. Wow. Che facebuster. E ancora Trevor. Super kick! No, mi tanto qualunque cosa volesse fare. Close line ancora. L'aria. Calcio sullo stomaco. No. Leg sweep. Non è russo, però no. Sto leg sweep. Lo gira? Oh! Con qualsiasi nome ha questa mossa! Oddio! Poi che danger! Kata Yokudo Tenshi! Uno! Ne vabbè! E che cazzo! Sono uscito una cagata! Che questo mi è piaciuta! Trevor si carica! Fatal Fall! No! Sì, no! Diritti! Cazzo sullo stomaco! Prende il cazzo! Spear! Devastante! L'ha tracciato in due! The one! Minchia! Per un ciuffo da erba! Caccio sullo stomaco! Explex! Minchia! Che volo ha fatto Trevor! Uno! Due. Niente! No. Dorma non dà segni di vita intanto. Dopo quella spire. Dopo quella spia devastante. Ancora. Leg sweep. Stavolta è lui a farlo. Vai Don. Drop kick. Ancora. Vai Don. Vai.
attenzione. No, oh, no, perché prendo. Ti distrai? Bel clap. No, no. Spencer. Sì. Vai. Listo kick. Cita enigma. Cita enigma. Enigmatic kick. E però è stato un troppo Stunner! Bello. Stunner out of nowhere. Vai. Può essere la fine. Oh. No. 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 Oh my. Package Ball Driver. Package Ball Driver. È finita. No. Uno. Tre. Sì. What the hell? Sì. Sì. Tenta di nuovo lo schieramento. Uno. Uno. Due. Niente. No. Si riposa Prometheus. Non sa che deve fare. C'è una don però. Stare down tra i due. Pugno. Calcio. Calcio. Pugno. Pignone calcio. Ancora. Pugno. Close. No, però è close. Vola fuori. Vola fuori. Vola fuori. Ma no, perché lo segue. Ancora va per il suo fistbuster. No. Evita. Niente. Oh, arbitro. Chop. Calcio. Calcio. Kick. No! Trevor segue! No! Oddio, oddio, oddio! Lo gira! Lo gira! Irish Whip! Lo alza! Minchia, che facciata! Basta! Lo rialza, no! Trevor! Ancora lo, evita! Lo ribalta! Lo porta al centro del ring! Tanto uno schienamento! Vuole provare perché di tutto, schiena? Ma niente, donna! Vuole Trevor provare di tutto. Ma quest'oggi Trevor vuole provare di tutto per battere Don. Beh, che no, no. È l'ennesima volta che fallisce questa mossa. Wow. Ah, ok. Reality check. Vai. Schienamento di sicuro. Uno. È finita. No. Certo. Niente. Sione. Meteos. Tuffa. Che forum. Wow. Che fuori, madonna, rientra nel schiega. Ring. Schiega! Niente. Oh, ancora. Classica combo. Back elbow. L'aria. No! No! Neckbreaker! No, non te la giù! Trevor si perde in chiacchiera, un coglione! C'è un suplex! Ma adesso potrebbe tentare la spear! No, no, se non la evita è finita! Ma se? Che cosa fa? Cosa vuole, fa? Vuole mettere KO Don? Probabilmente. E mantisi Ishim. Ishim unit. E ancora dai, niente. Ma Trevor. Non è finita subito. Che mossa stupida. No! Oh, non... Tentava, no! La black... Tentava la Black Wave. L'onda nera. Ma non ce la fa, no! Adesso Trevor. Dio, per un millesimo di secondo era esatto, chiusa la mossa sulla terza corda. Vuole tuffare? Madonna, ti vuole tuffare? Minchia che clothesline. Clothesline. Beautiful. Prova lo schieramento. Uno. Due. No. Non ci credo. Trevor ancora nel match. E adesso. E no! No! Era tutta una tattica! Era tutta una tattica! Mamma mia! Irish Whip! Irish Whip! Pensavo l'avessi evitata! Tenta lo schienamento! Dai, Donovan, si sta rialzando! Uno! Si sta rialzando! Due! No! Prometheus vince il suo debutto. Internet Championship is on the line. Il general manager Vince Russo ha deciso lo sfidante per Judas Steel. Dopo che lo stesso Judas ha detto: Vince, dammi un avversario, dammi qualcuno che sia veramente alla mia altezza. Vediamo chi è questo nuovo debutto. Oh boy.
Io lo conosco questo tipo. Signori, il nuovo debutto della IWAC, un nuovo wrestler messo sotto contratto, è un wrestler che ha combattuto molto tempo in federazioni italiane come la Rising Sun e la Frontier Championship Wrestling. Sto parlando del Golden Rainmaker DC Gold. Sarà una sfida tosta per Judas. Molti lo sottovalutano come wrestler, visto che ha un aspetto che ricorda un certo Randy Orton. Molti l'hanno definito come il Randy Orton 2.0, ma io non credo sia così. Ha una tecnica particolare e c'ha una sottomissione alla Achilles Tendon Lock veramente potente, una delle sottomissioni più forti che abbia mai visto io nella mia carriera da commentatore. Signore, questo match sarà un classico. Ma adesso che è entrato lo sfidante, fate entrare il campione. Fatelo entrare. Con la sua team song ormai leggendaria, Master of Puppets dei Metallica, ecco che entra. Più concentrato che mai. The reigning, defending, undisputed Internet Champion Judas Steel. Questo campione che praticamente da quando ha vinto il suo titolo Siege 10 pare che non abbia... non ha mai perso un match, cioè... è un po' come se la vittoria del titolo l'avesse reso imbattibile. Uno dei campioni più combattivi di questa federazione, praticamente ad ogni stage difende il suo titolo, è veramente un qualcosa di bestiale Judas. Ma riuscirà anche stavolta a, diciamo, ad avere la meglio sul suo avversario? Sarà molto difficile. Gold non è uno con cui scherzare, è un pezzo grosso del wrestling italiano, quindi non è un tipo da sottovalutare. La grafica ci mostra il titolo: The Internet Championship is on the line. Gentlemen. Da un lato DC Gold, mossa finale Achilles Tendon Lock e Golden Rainmaker. Lo guarda con fare aggressivo, attenzione, Judas dovrebbe fare attenzione, come ripeto. E dall'altro lato, l'abbiamo già nominato varie volte, il campione Internet, The Internet Falcon, the reigning defending champion della IWAC, il campione più combattivo di questa che questa federazione abbia mai visto, Judas Steel. Signori, siamo per assistere a un match coi contro coglioni. Judas passa il titolo all'arbitro. It's time, ladies and gentlemen. Il titolo in alto, che match abbia inizio. Judas Steel vs DC Gold, un altro nuovo debutto. Titolo Internet. L'hai già detto in prima. Palio. Okay. È meglio ribadirlo, attenzione a Gold. Va subito. Cosa fa? DDT. Sì, DDT, tanto Alberto è uscito un attimo. Rich Whip da parte di Gold. Kitchen Sink, no! Boom! Pop-up Godbuster! Sì, oh, in velocità. Roundhouse Kick, no. No, evitato. Ha alitato. Uppercut. European Uppercut. Snap. Ma questo essere non... Snapmare. Non so. Questo qui, questo DC Gold italiano? Sì. Henry Schwimp. E perché ecco. C'è scritto Golden... Che cazzo c'è scritto lì dietro? Golden Killer Club. E perché? Che minchia è questa roba, mo? C'abbiamo già un club, ed è un club già di merda. Le spiego velocemente. Gold, prima di entrare nella federazione, combatteva in varie indie. Aveva una stable chiamata Golden Killer Club. Attenzione, ancora close all'angolino.
Ma perché tutti in club? Adesso che va di moda il Bullets Club, adesso tutti si vogliono chiamare. In realtà club. Quello che l'ha fottuto sono Josef Omega e Alistair Tadrus. La sua esisteva ai tempi del Bullet Club, più o meno. Certo. Ancora evita. L'ha creata insieme a... Ma come cazzo si chiama? Non lo so, Super Kick. Oh! Butterfly! Mamma mia! Signor Pier Giorgio, forse dovrebbe chiamare Alberto per farlo rientrare qua dentro. Mi sa. Ancora per cazzo. Ma Giuda sta. Oh! Una ginocchiata dritto in petto. Signor Pier Giorgio, nel frattempo lo vado a chiamare. Continuo io a commentare il match. Sì, sì. Steel kick da parte di Judas. Ma mi sa che cioè è proprio uscito dal palazzetto. Oh cazzo. Sale sulla terza corda da Steel. Moonsault DT, no. No! Evitato, ma cade in piedi. Ancora si guarda. Si guarda. Negli occhi. Calcio. Un altro calcio. Spinning sole kick. Black Arrow Spike, no. No. Pignone. Un pugno. E ancora un altro. Gira intorno, un altro pugno in faccia, ma l'ho evitato. Black Arrow Spike, non ancora. Oh, niente. Oh, oh. Power, no? Mamma mia. Oh. Jack, no. Una versione più velocizzata della Jackknife, potremmo dire. Gold in full control di questo match. Sta facendo capire al campione. Se la sente calda, Vince lo vedeva lungo su questo ragazzo che non mi sembra più giovane. Clothesline devastante. Ecco, e si mette in posa, si pavoneggia. Si guardano, attenzione. Passa sotto. Si corre incontro, ma è più veloce Judas. Facebuster, bellissimo. Uno. No, no, solo conto di uno. No. It's a long way to the top. Si incredulo. Ancora adesso. Giocchiata. Calcione. Back elbow. Ancora calcio sulla gamba. E una knee. What a combination. Che combinazione a parte di Steel. Che adesso dall'Apron Ring va. Oh. Che senton. Wow. Una senton. Una... High angle senton bomb, potremmo definirla. E ancora calcione. Si sta riprendendo un attimo il controllo del match. Rialza Gold. Lo prende. Spinebuster. Spine on the pine. Oh, no. Tenta lo schianto. Uno, due. No. Lascia. Si rialza. Si rialza, dice no. Vuole far capire a Gold anche chi comanda. Che sarebbe finita così. Ma comunque, e infatti. C'è una Gold. Sweep è sull'Apron. Calcio sullo stomaco, lo mette. Silver Spoon Silver Position. Spoon. Minchia che DDT dalla Silver Spoon Position e adesso lo richiama Gold. Adesso lo richiama di nuovo. Chissà cosa potrebbe tentare. No. Lo gira. Terza volta no. Landaus. Pugno. Snapper. Perché io no. Ancora. Prende la rincorsa. Sting shot. Ancora con questo complete shot. Terza corda. Nel frattempo Alberto un'altra mi ha detto che è tornato nel palazzetto. Attenzione. Spara al top. Oh, a segno! Spiral tap! Lo spirale tap! Pier Giorgio, Alberto credo sia tornato nel palazzetto. E infatti! Oh! scherzo! Tragic! Chi cazzo è Tragic? Ah, cioè... ancora Gold. Mi sono dovuto assentare perché sono stato attaccato da un orbe di anziani. Butterfly di nuovo sopra di no. Stavolta evitato da
Dostil! Dove eri te? Ubriacone, dove eri? Non si sa! Oh. Ero con gli anziani, li stavo guidando al bar. Oh cazzo, Still! E potevi avvisarci almeno! Still! No! No! Oddio! Ma perché? Cioè io rientro e quello che cazzo qui stai facendo? Perde 20 vertebre! E ancora lo avvicina! Ma era già vicino, lo sta spostando e basta. Attenzione! Oh. Neckbreaker! Assegno! Spingi il neckbreaker! Uno! Due! È finita! No! Certo! Gold ha iniziato bene questo match, ma Steel ha ripreso subito il controllo. Ha ripreso il controllo. Anche secondo me ha iniziato bene. È vero. Lo prende? Ma forse è un buco nella maglia Gold. No. Suona. Wow! Backbreaker! Randy Orton! Eccolo appunto! Adesso l'orecchio! Attenzione a non spaccarti! Una mano a battere i pugni a terra! Dici argento! Si è lussato 7 spalle su 2! Lo gira! Vada! Leggo Bulldog! Sì! Ah! Ma non è una mossa di Orton! Che schifo di mossa! Adesso tenta lo schienamento dopo la leg drop bulldog. Ma perché c'è un buco nella maglia? Uno. Due. No. Adesso dalla seconda corda. Dice che è finita. Elbow. Evidentemente non ha visto i match precedenti con Enigma. Enigma avrebbe da ridire su questo. Oh, sei jacket. Jacket with the bridge. Uno. Niente. Basto golden. Oh, ancora Steel. Neckbreaker. Wheelbarrow, potremmo dire un wheelbarrow neckbreaker. E adesso chiama Gold. Potrebbe tentare lights out. Quello no. Non bocciato. Lo boccia sempre, ma speriamo che sia. No, bicycle knee, no, gli fa una finta forse, roundhouse no. Ma non è una finta, l'ha lisciato. Jackknife power move. Boom, un'altra. Wow, Kevin Nash. Cosa fa? La terza corda. Tenta un knee drop. Aia. Non va a segno. Cade con le ginocchia, con i ginocchi. Cosa fa? Lo occulta nella mente. Wow, Lariato. E adesso Steel potrebbe tentare il Death Note. No! Death Note! No! 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 Attack on Titans! No! Super kick! E adesso lo chiude! Oddio! Lucky 13! Sì! No! La mia mossa di Judas Steel ha un nome. Perché lui è figo. No, ma in realtà la nome l'aveva dato Corey Graves. Esatto, una citazione. Scusa. Ancora? Niente. Gold si libera. Pignone. Un altro pugno. Ciao. Perché un altro buco nella maglietta? Ma dove cazzo lo vedi? Close and Bulldog. Adesso potrebbe tentare la sua mossa finale. Ma è nera la maglietta lì. Perché nera? Perché è proprio nera. Stable nella indie. Oh. Ah. Dove gliel'ho dato il calcio? Dove gliel'ho dato lo stomp? Porca troia! Nel femore. L'ombelico dove c'ha il piercing. Oh, non ha l'ombelico piercing del mondo. Ancora. Va.
Gutrend Suplex. Gutrend Suplex. Richiama. Oh oh. Playmaker! Black Arrow Spike Arsenio! KO! KO! It's over! One! Two! No! Allora, top rope, forse vuole tentare il moonsault! Mamma mia! Sì, assegno! Picture perfect! Con che contorsione! Prende con un moonsault fantastico, Irish Whip, no! Gold ancora evita! Oh oh! Questo abbiamo già visto il match con Enigma! No! Tenete sul Apro Ring! Allora, mi ha stupito, vuol dire che li ha visti, mi ha risposto, scusa! E adesso... contro la barricata! Oh. Steel potrebbe essere KO dopo... questa DDT ancora lo riporta all'interno del ring. Gold ancora in terra, potrebbe tentare diving leg drop bulldog. Non c'è due senza tre, si carica, respira, ispira. L'ha preso il volo, prende il volo. Powerbomb! Lights out! No! Oddio, Gold! Niente! Lo prende! La rialza! Ancora! Irish Whip! Ma no, cosa fa? Non lo sa, non si sa! What is even happening? No! Oh, oh. Non si sa! Gold! Ma... confuso, più o meno! Spinning back fist! Roundhouse! Sono un attimo confusa questa. Slapjack! Sì, boom! Wow. Cade di testa! E di uno! Due! No, oddio! Oh, calma, calma, Judas! Hai già fatto una volta sta cosa! Gli sbatte la testa! Comunque. Ecco, quello che ho detto anch'io prima! Ah! Prende la rincorsa. Forearm. Madonna. Dritto sul busto. Dritto sul busto. Ma l'ha licciato. Ma sarà preso nel no. Sul busto. Se avesse detto dritto sul muso ti davo ragione. E adesso la potenza di Judas. Dottor Willy Bo. No, Gutwrench Suplex. Ormai il classico. Se lo keika? No. Eh sì, lo fanno tutti. Come questa. DDT. Gold e allora. Si vuole riprovare. Vai. Stavolta molto buona. This is storytelling at its best. Va. Dai, l'altro punto. To fly. Assegno. È finita. Uno. Uno. Se due. No. E stavolta è lui. Adesso è Gold. È Gold. Che si incattivisce comunque. This is fucking storytelling. Sì, manco lo richiama Tokens contro Bo Dallas. Forse tentava la kill stand on lock. Ma che attenzione, che... lo gira. No. No. Gemma suplex. Golden Rainmaker. Champion! Gold, uno! Gold, due! Gold. No! No! La Golden Rainmaker non basta per abbattere il campione internet! Allora prima avrà fatto la tranquillo pose. Una tranquillo pose velocissima. Se non è Judas. No! Se lo chiama. Electrice position. Era... morte elettrica. Electric dead. Sì. Morte elettrica. Il collo. Uno. Due. No. Oh, no way. No. No way.
Dai, dai, finiamola. Finiamola con Finn Balor. Henry Sweep. Lights out! Preso, non l'ha bocciato! Lights out! La pazza è piena! Uno! What the hell? No! Ma... Questi due, Vince... Vince, cioè... Non poteva dare uno sfidante migliore a Judas. Judas adesso si siede, si domanda cosa deve fare per battere Gold. All'inizio il full control, solo si è lasciato un prende po'. Niente, uppercut. Andare. Mentre nelle fasi finali se... E di nuovo! Backbreaker! Gold! Dalla seconda corda! Guardate. Lo invita a rialzarsi. Non ci arriva. Sì che ci arriva! Crossbody! Fantastico! Mamma mia! E adesso... Classic Randy Orton! Cita! A cui lui si ispira molto. È appunto! Adesso Gold... Sì, ma guarda, fa qualcosa! Guarda Steel! Come on, do something! Attende che Steel si rialza! Sta dicendo Steel, trash talking, che lui non è degno di essere il campione. Tenta un pugno, Steel! Steel sulle sue ginocchia si rialza! Oh, backfist! Mamma mia! Dropkick! Dropkick, no! V-Trigger! Basically! V-Trigger! Seconda corda. Seconda corda, potrebbe tentare il moonsault di DDT. E sì, infatti sì, potrebbe. E lo connette. Preso in pieno. Lo prende in pieno. Lo gira. No, no. Gold ancora. Sì. Scusa. Sì. 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 Uno e meno! Meno! Qui esce giù da Steel! Ancora! Lo prende! Lo palo! No! Sì! No! Sazzata! Clancy! Ma Judas! Sembra non aver finito! Dopo una sazzata! In Total World Trash Talking! Non voglio sapere cosa gli ha detto! Hey, Sweep! Iron Claw! Ok, basta! Chiudete questo match! It's all over! And Steel! Your internet champion, Judas Steel! E Judas, it's Steel, your internet champion! Che match, signori, è stato un massacro! Cioè... Judas manda a casa un'altra vittima dell'Iron Claw. Questo match è durato veramente tantissimo, è stato proprio una prova di forza, possiamo dire. Gold ha dimostrato che non è un avversario da sottovalutare, ma Judas rimane sempre il campione, rimane imbattuto. Signori, non lasciateci, il main event deve ancora arrivare. Che serata, signori, questa di Stage 15. Che serata.